Un Empoli opaco, stranamente abulico, un Ancona che fa la sua onesta partita approfittando anche dei numerosi errori degli uomini di Perotti, peraltro un ex. E i dorici firmano così la seconda vittoria del campionato inguaiando i toscani. Ma andiamo subito a vedere le immagini. Perotti non cambia modulo, Rocchi punta unica con a sostegno di Natale Boucher, Ancona senza Rapaic e con i titolari contati. I biancorossi sembrano quasi sorpresi della lentezza dei toscani e così in apertura Ganz manca un paio di opportunità clamorosa, quella che gli offre Sommese, la vediamo adesso a un passo dalla porta e vedete che non trova la deviazione. Al 18° c'è questo a punizione di Sommese, Milanese tutto solo in fila per l'1-0. Guardate la distrazione della difesa dell'Empoli, da qui si può apprezzare come Milanese sia completamente dimenticato. La reazione dell'Empoli è piuttosto blanda, si concretizza in un paio di tiri prima di Natale, poi Boucher nella ribattuta, Marcon è attento e ancora Boucher che prova un cross, ma il suo tiro di prima intenzione trova invece l'incrocio dei pali. Non succede molto, anzi l'Ancona al 38° sfiora addirittura il raddoppio con Bucchi e si va su questa opportunità al riposo. Con praticamente l'Empoli che si ripropone con una nuova schieramento tattico con Cappellini e Gasbaretto, Galeone 600 panchine da professionista ha fatto esordire Goracci, avete visto, subito pericoloso. 21° fallo di mani in area dell'Empoli, vedete che l'arbitro Saccani è voltato, non vede, quindi si prosegue sull'azione, arriva il pareggio dell'Empoli dopo un batti e ribatti e Bannucchi che arriva e trova lo spiraglio giusto, 1-1. Ma non passano neanche 5 minuti, l'Empoli prova ad andare avanti per vincere la partita, servivano i 3 punti, c'è questo cross, Bucchi viene spostato, rivediamo l'azione da altra angolazione, Bucchi spostato, calcio di rigore, Cupi che l'ha spostato, il rigore di Sommese ed è il 2-1 per l'Ancona. Non succede praticamente più niente, il pubblico, applausi del pubblico sportivissimo di Ancona, l'Empoli si arrabbia, Perotti è deluso, linea Roma.